guida mediana. Sì, buonasera, intanto la ringrazio, molto gentile. E comunque sì, diciamo che con gli amici, comunque la nostra difesa è un'ottima difesa, su questo non lo posso negare. Si impara tanto, soprattutto anche dal mister, che anche al primo tempo mi ha dato qualche piccolo consiglio su come gestire meglio certe situazioni, applicandole comunque ho potuto fare meglio. E sicurezza da veterano, non lo so, comunque il mister ci ha chiesto personalità, noi abbiamo cercato di mettere tutto quello che avevamo imparato comunque in questi due mesi, oggi in questa partita, e penso che ognuno di noi abbia fatto tanto e abbia fatto anche bene. Grazie. Siamo curiosi, quali sono questi consigli che le ha dato Nesta? Per esempio il primo tempo entro un po' nel tecnico, sulle palle, magari sulle palle dal fondo, che i loro attaccanti comunque mettevano molto il loro fisico, si appoggiavano su di noi, mentre anziché magari di rimanere piatto, puntarmi con la gamba destra, che l'attaccante lo metteva in difficoltà, ed effettivamente il secondo tempo non riuscivano più a prenderla magari come il primo, perciò ci sono tutti consigli che hanno comodo. Preziosi. Come si esprime il clima dello spogliatoio rispetto a queste settimane che vi aspettano? Se ne parla della situazione che sta vivendo il calcio, di questa sentenza che si aspetta per le prossime ore? Beh, sicuramente nel caso di un ripescaggio di queste tre squadre sarebbe una bella beffa, perché comunque noi abbiamo fatto 4 punti e sarebbe comunque brutto ricominciare da capo, da zero, soprattutto dopo l'ultima vittoria di Ascoli che ci ha dato morale. E noi stiamo affrontando queste settimane con molta positività, data anche dalla vittoria, e comunque noi saremo pronti nel caso di una partita domenica prossima, e lo saremo ancora di più contro il Palermo fra 2 settimane. Ma se vi risulta che c'è la possibilità che vengano annullate le prime giornate già disputate, no? No, cioè, leggendo sui giornali c'è questa ipotesi. Tutto poi è possibile, perché arriva in questo bailam, eh? Esatto. Sinceramente speriamo di no, poi noi ci adattiamo, sicuramente non è un problema. Senti, Perugia questa sera ovviamente fresco, brillante, perché è pieno di giovani. C'è questa... Da parte vostra si vede che è un gruppo che veramente sui giovani punta molto, c'è grande importanza a questi ragazzi. Mi sembra che tutti quanti, dal primo all'ultimo, ci mettano la personalità che dici tu, cioè abbiamo visto delle belle cose, no? Sì, sicuramente. Tutte le parti. Esatto, sicuramente la personalità è un aspetto importante nel calcio, soprattutto in questi test dove magari noi giovani abbiamo giocato meno, perciò dobbiamo cercare di dimostrare al mister e al pubblico che noi possiamo fare la nostra parte in questo Perugia e in questo campionato difficile, e anche perché comunque è un lungo campionato e servono anche magari dei rinforzi durante la partita, delle riserve fresche e brillanti.